Buonasera e ben ritrovati su Città di Ariano, questa sera terza puntata di Solo Andata, questo nuovo format che ormai non è più nuovo perché siamo alla terza puntata di Città di Ariano. Noi siamo in diretta sul nostro portale www.cittadiariano.it, siamo in diretta su Facebook, siamo in diretta su YouTube, siamo in diretta su Telegram, no ancora no, su Instagram però siamo in diretta, però andremo anche su Telegram, caro Pannese, dall'altra parte... Messenger, una volta sì, e anche sulla Luna. E anche sulla Luna. Solo Andata, un contenitore di informazioni, di notizie, di storie. Oggi abbiamo una puntata molto molto avvincente, interessante, con un collegamento addirittura dagli Stati Uniti d'America, ma prima di svelare il tutto diamo il benvenuto, buonasera, al nostro Jester, il mio compagno di avventura. Ciao Vincenzo. Ciao Umberto caro, ben ritrovati. A te ben ritrovato. Ti sento un po' a tratti, non so, c'è qualche problema. Un po' scattante, diciamo, a scatti. Ok, adesso forse va meglio, non lo so. Dove sei? Sei sempre a Malta, Jester? Io sì, anche oggi sono sempre a Malta. Perfetto, quindi Jester c'è, andiamo ad introdurre l'ospite di questa serata, il personaggio di questa serata di Solo Andata, un caro amico tra le altre cose del sottoscritto, un ragazzo che arriva dalla Campania, da Montesarchio in provincia di Benevento, arriva negli Stati Uniti e diventa il re del panino made in Italy a New York. Carmelo Nazzaro, in arte Pisillo, da New York in diretta. Ciao Carmelo, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, non so se mi vedete. Forse hai disattivato la telecamera, Carmelo, devi attivare la telecamera, vedi un po'? Un attimo solo perché... Naturalmente ricordiamo che c'è il fuso orario, in questo momento negli Stati Uniti sono le 13 del pomeriggio, per una paninoteca, insomma siamo in pieno orario lavorativo. Eccolo qui, ragazzi. Eccolo qui il nostro Carmelo da Manhattan, Nassau Street, ricordo bene la paninoteca? Sì, Nassau Street. Innanzitutto ragazzi un caro saluto a tutti, alla città di Ariano, gli amici di città di Ariano, a Jester e... a te carissimo Umberto, caro amico, amico mio di vecchia data. sì ne abbiamo fatte tante. Caro Carmelo, come stai prima di tutto, come vanno le cose? Ci siamo benissimo, benissimo ragazzi, siamo qui come hai detto tu Umberto, siamo nella paninoteca mia, questa di Wall Street, e come sapete io ho pure l'altra location, si trova Midtown di Manhattan, ma ultimamente mi trovo qui a questa qua di Wall Street. Come dicevi siamo in New York, si è ripresa, siamo ai ritmi di, non dico di prima del Covid, ma quasi. Siamo in ripresa. Allora raccontiamo per far capire l'entità di cosa ha fatto questo signore, cioè dove si trova? Si trova nell'ombelico del mondo, si trova a Manhattan, Nassau Street, che è il Financial District, cioè dalla paninoteca di Carmelo, camminando sempre diritto, si arriva al famoso toro di Wall Street, si passa davanti alla borsa di Wall Street, sta a quattro passi dal World Trade Center, dal nuovo World Trade Center, e a quattro passi dal ponte di Brooklyn, di fronte, dall'altro lato, dal comune di Manhattan, di New York, insomma è nell'ombelico del mondo. Carmelo, anzi, lascio la parola al nostro Jester da Malta, dai. Allora, Umberto, come geograficamente hai detto tu, Carmelo è nel cuore di New York, praticamente da un lato a Brooklyn, da un lato di fronte a Wall Street, da un altro lato il World Trade Center, ed è alle spalle a due angeli il sindaco di New York, praticamente il comune di New York, e dall'altra parte c'ha la polizia di New York. E questa geografia gli permette di avere tutti i tipi di persone che praticamente frequentano la city, dal turista al manager alle persone che lavorano negli uffici.
Io sono stato nella paninoteca e nella caffetteria di Nassau, di Carmelo, e si respira ovviamente Italia. E credo che sia poi questo il grande successo di Carmelo a New York. Lui è un italiano, un campano, un imprenditore campano che è riuscito nella City. Riuscire nella City non è facile, perché arrivare a New York ti viene da sognare, perché effettivamente in America si respira il sogno americano. Ma la prima domanda che voglio fare a Carmelo è: come è stato partire dalla propria città, arrivare nella City e decidere io devo tentare di fare qualcosa qui a New York City? Dunque, la New York è stata sempre, diciamo, nei miei sogni, diciamo così. E la prima volta che sono venuto a New York è stata nel 2005, perché siccome qui ci sta il fatto del visto dell'ESTA, che adesso si chiama così, ma 16 anni fa non era così. E allora venivo per 3 mesi, il massimo che insomma prevedeva il visto turistico, e così un poco mi rendevo conto un poco della situazione, lavoricchiavo pure, e ogni 3 mesi insomma ritornavo a Montesarchio per poi far passare un po' di tempo, breve tempo, e ritornare qui a New York. Ma New York, diciamo, è stata sempre nei miei sogni, come ho detto prima. E poi l'anno della, diciamo così, della decisione che presi fu nel 2008, che venni qui con mia moglie e mia figlia e aprì una prima pizzeria in Brooklyn, quasi vicino al ponte di Brooklyn, però dal lato di Brooklyn, diciamo. E così tra gli alti e bassi, insomma, questa pizzeria, che avevo un partner, insomma, non è che andava come doveva andare, insomma, e io cominciai parallelamente a fare un po' di import-export di prodotti italiani, e insomma vendevo un po' di made in Italy, diciamo così, dal food alle cose un poco più svariate. Cominciavo a vendere pure piatti pizza di italiani, tra l'altro di una fabbrica in provincia di Avellino, e insomma vendevo quello che mi capitava. La paninoteca fu insomma così un pentaso, perché poiché la maggior parte dei miei clienti erano qui a Manhattan, quando io insomma andavo a procacciare un po' di clienti in giro, così vidi questo piccolo, diciamo così, buco, che è 30 metri quadrati circa, la paninoteca di Wall Street. E insomma mi venne questa idea, che partì un po' per gioco, un poco per scommessa, di fare questo panino rivisitato, un poco un panino di salumeria, dico io, un po' rivisitato con prodotti, ingredienti fatti da me, diciamo tutto noi, tutti i contorni, carciofini, pomodori secchi, peperoni, eccetera, facciamo tutto noi. Quindi abbinare questi salumi italiani di prima qualità, prosciutto di Parma, speck, porchetta di Ariccia, insomma abbiamo circa 35 panini nel nostro menù. E insomma partì un poco per gioco, come ho detto, un po' per scommessa. Gli americani erano un poco scettici all'inizio, poiché volli insomma fare proprio tutto il nome in italiano, Pisillo Italian Panini. Loro per panini intendono il panino alla piastra nostro, quindi è stato un po' difficile fargli capire il pane fresco. A noi il pane mi arriva 3 volte al giorno, sempre caldo. Ho questi 5 panifici che mi consegnano appunto 3 volte al giorno in orari differenti, quindi il pane è sempre caldo, è sempre fresco, e insomma è partito un po' in sordina la cosa, per poi insomma è stato sempre un crescendo che ci siamo affermati via via. Poi sono cominciati a venire
poi un po' di personaggi famosi, diciamo, tra virgolette, il sindaco di Blasio, perdonami. Camelo, ci fai una panoramica della paninoteca in questo momento? Ti faccio una panoramica della paninoteca e devo capire come. Ecco, ecco, vedete? Non so se vedete, oh, eccoci qua. Questa è la mia paninoteca. Sono, come vi dicevo, sono circa 30 metri quadrati. Stanno i ragazzi a lavorare. Questi sono un po' di articoli di giornali italiani delle nostre parti, insomma. Giornali italiani, un po' di che li ho. Carmelo, vedo una foto, vedo una foto di De Niro, ma De Niro è tra i tuoi clienti, mi dicevi? De Niro è il cliente mio, c'è Gwyneth Paltrow che è cliente mia, lui è, non so se lo conoscete, lui è molto famoso qui a New York e ha fatto la serie televisiva dei Sopranos, non so se in Italia ma qui è molto famoso. Poi c'è l'amico che oggi doveva essere dei nostri. Ma Piero Armenti è a Miami, ma avremo anche lui prossimamente. Avrete anche lui, ci ho parlato e mi ha detto, mi ha promesso che si collegherà con voi. Io devo svelare una cosa. Devo svelare una cosa, dietro il successo di Pisilio Italian Panini c'è anche una grande donna, quindi un saluto ad Antonella, che è la moglie di Carmelo. Antonella, mia moglie, che è dietro le quinte per il delivery, è così. Come facciamo i panini? Facci vedere un po' come stai operando. Per farvi vedere come operiamo, panini sono tutti panini freddi, come vi dicevo prima. Non usiamo piastre, non usiamo il pane caldo e tutto fresco, tutto importato dall'Italia. Ecco come. Carmelo, da quanti anni sei a New York? Allora, questa paninoteca qua sta dal 2008, abbiamo aperto questa qua, l'altra 2019, due anni fa. Sì, ogni panino è così, insomma, no, bello, grande. I panini sono abbondanti, sono testimone di questa cosa. Anche io, panini sono abbondanti, buoni, la salumeria italiana a New York City. Grazie, Lester, grazie. Ti dirò una cosa, l'operazione di Carmelo è molto importante, quello che è riuscito a fare, perché Carmelo mi potrà confermare, lui è riuscito a fare quello che a Little Italy non c'è più. Esatto. In realtà lui ha riportato l'Italia in un quartiere comunque importante di Manhattan. Lui ha citato prima personaggi come De Niro, Gwyneth Paltrow, anche perché lui in linea d'aria, io ho abitato per circa due settimane nel quartiere Tribeca, che lui conosce benissimo, che è il quartiere dove vivono tutti quanti i VIP. Quindi riuscire a portare i VIP nella paninoteca, nella classica salumeria italiana, è un'operazione di Made in Italy fortissima, anche perché Carmelo mi confermerà che Little Italy è praticamente sparita ormai, è diventata una Chinatown allargata. Little Italy, ahimè, a malincuore, ci sono sempre tutti i ristoranti italiani, come per non perdere, perché altrimenti non esisterebbe più niente, voglio dire. Però di italiani dentro non ce ne sono più. Sono i proprietari ormai, perché poi parallelamente c'è Mott Street, che è praticamente tutta Chinatown. Sì, sì, sì. Poi Little Italy confina con Chinatown come quartiere. Carmelo, c'è un messaggio per te. Fragmento. Carmelo? C'è Nunzio, sì, Crisci, no, sono Massimiliano dalla regia di Città di Ariano, che è orgoglioso del compaesano. Grande, Nunzio Crisci, ti saluta. No.
Nunzio, il grande chef. Nunzio Crisci, esatto. Sì. Ciao Nunzio, ciao, un abbraccio ragazzi. E Antonella Silvio che è orgogliosa di te. È la moglie. Naturalmente. Mia moglie. Come vi dicevo ragazzi, it's l'Italy, come diceva Jester, non esiste più, cioè è un po' pochissimo. Sono rimasti i locali storici italiani. Io ci ho trovato un bel po' di cinesi, Carmelo. Ah, io voglio. Ragazzi, ci vuoi presentare qualche personaggio intanto in diretta? Personaggi, non proprio personaggi. Oggi siamo a secco. Io c'è una brandata di cinesi all'improvviso, perché il mio panino, diciamo, è preso anche da... Facci fare un saluto dagli amici cinesi. Dai cinesi, ecco qua, poi è entrato un gruppo, saranno turisti. E come vi stavo dicendo prima, vi stavo descrivendo un poco la tipologia di quello che facciamo noi. Questi sono 7 tipi di pani, c'è il pane bianco, il pane integrale... C'è la bellissima cassiera qua. Ciao! Piacere di saluto. Qua sono tutti italiani. Da Ruzzillo. Ma da Ruzzillo già c'era quando venni io. Mi metti scusa. Sono tutti italiani, ragazzi. Quindi poi vi faccio, se volete vi porto un po' all'esterno della... Sì, nel frattempo tu esci, io volevo dire delle cosettine proprio sulla tua attività. Allora, dovete pensare, il miracolo Pisillo, Italian Panini a New York, l'entità TripAdvisor lo metteva tra i primi 6 ristoranti di New York. Poi nel tempo, negli anni, negli ultimi 2-3 anni, TripAdvisor ha cominciato a fare una distinzione tra le strutture di ristorazione, naturalmente. E oggi Pisillo Italian Panini è al 4º posto tra i ristoranti di New York senza servizio, cioè con servizio diretto al banco. Loro li chiamano Bite, quindi servizio veloce. Quindi il 4º ristorante di New York senza servizio. Dovete immaginare quanto può essere grande New York, cioè essere il 4º ristorante di Avellino, di Benevento, su TripAdvisor già è qualcosa di importante. Immaginate a New York, negli Stati Uniti. Jester, ci sei? Tanto saluto da Marinella Monturi, 2 persone eccezionali, Carmelo e Antonella. Sì, ciao Marinella. Marinella Monturi. Ciao Marinella. Jester, a te la linea. Umberto, io sono un attimo flashato perché quella strada mi sta un attimino... Ho un po' di palpitazioni della City. Intanto, ecco, Carmelo ci sta mandando in diretta le immagini di New York. Questa è una South Street. Questi sono gli spazi che insomma il sindaco De Blasio ha concesso, che io insomma ho fatto sia per il bar che l'altro laggiù per la paninoteca. Sì. Come diceva Umberto prima, dove non so se si riesce a vedere il semaforo lì all'incrocio, sì, lì comincia il ponte di Brooklyn, comincia la passerella per i pedoni, per il ponte di Brooklyn, mentre da quest'altro lato, dal lato destro diciamo, in fondo, ripeto, non so se si riesce a vedere, c'è il famoso building di Wall Street, sì, dove insomma c'è la borsa di Wall Street. E poi ancora proseguendo un po' per altri 200-300 metri c'è il famoso toro di Wall Street. Sì. Qui invece sulla destra ci sta la Freedom Tower, quella che hanno costruito. Si arriva al World Trade Center. Al posto delle torri. Delle torri. In fondo lì c'erano le torri gemelle, adesso c'è la Freedom Tower, questa qua. Stanno facendo altri palazzi in costruzione. Vi volevo far vedere una curiosità che dissi a un amico proprio l'altro giorno. Vedete questo palazzo qua, questo qua di fronte a me? Questo qua sono 82 piani, ragazzi, l'hanno costruito in 2 mesi, incredibile, già ci abitano, già è giusto così. Come in Italia, diciamo. più o meno come in Italia. Io bazzico sempre, questa insomma è la mia zona, immagino, diciamo così, e quindi so opera, vite e miracoli. E in ogni palazzo di questo, infatti quando io presi
il locale, intanto ci incamminiamo un poco così verso la Broadway, perché poi qui c'è la famosa strada, la Broadway. Ragazzi, se mi sentite? Sì, sentiamo. Mi sentite? Quando, insomma, quando ho preso il locale, insomma, circondato da tutti questi grattacieli, tutti questi palazzi, si metteva nemmeno in cuore. Comunque, cioè, circondato da tutti questi palazzi, allora la mia curiosità, le mie domande erano: ma qua ci sta gente, ma in ogni palazzo? Allora mi disse un amico che prima aveva il negozio accanto a me, mo si è trasferito in California, mi disse: guarda, li vedi questi palazzi? In ogni palazzo di questo ci abitano dalle 20 alle 30.000 persone. Allora, la mia risposta gli dissi a questi amici, dissi: un desarchio sane in un palazzo, 20.000 persone. Di più. Allora mi resi conto, insomma, della zona dove stavo. Ecco, questa è la New York, che sta in continuo cambiamento, in continua costruzione. Mo sto portando verso la Freedom Tower, che insomma è una zona molto turistica, ovviamente. Carmelo, qui, scusami se ti interrompo. Carmelo, ci sei? 11. Carmelo, scusami. Noi avevamo pensato di mandarti Finelli lì da te e con un carrettino promuovere i tuoi panini per tutta la città. È fattibile? Il carrettino da strada, diciamo. Esattamente, con Finelli alla guida. Allora, organizzati. Mi raccomando. No, vengo io, Carmelo. E Jester mette i dischi dietro. Organizzati un bel. Ecco qua, ragazzi, questa qua, vedete, questa è la Broadway. Sì. Che, insomma, come sapete, insomma, è una serie molto importante sulla... Che arriva a Times Square, è così? Che arriva, no, ancora di più, che arriva parte da quasi dal Bronx, insomma, e scende fino laggiù, fino a dove sta il toro. Jester, sì, decidi tu con Finelli chi deve portare il carrettino. Qui c'è il toro, eccola qua, questa è la Broadway. Allora, insomma, proseguendo, Carmelo, dimmi. Tu continua a farci vedere New York. Io voglio raccontare un aneddoto che riguarda te. Io già sono stato da Carmelo a New York con una mission. Ora mi mandi la foto, abbiamo un contributo. Ecco qui, io sono stato a New York per una mission, gli portai la maglia della Roma. Che vedi? Peccato, mi dispiace, ecco, per lui. Come possiamo vedere nella foto, portai la maglia della Roma fino a New York. Comunque, ritorniamo in diretta da New York. Allora, cari amici di Città di Ariano, noi siamo in diretta in questo momento per le strade di New York. Abbiamo Jester da Malta. Insomma, siamo... Anche se sembra Lugano, devo dire, più che Malta. Ma Jester, ma tu stai a Malta? Sì, Jester sta a Malta. Io al momento sono a Malta, sì. Ah, perciò ti sento Malta lontano. Si sta più lontano rispetto a noi. Ecco qua, sta facendo lui, anche da Pasquale Ciccarelli. Ciao Pasquale. Allora, volevo raccontare. Allora, io sono stato con Carmelo a New York. Io con Carmelo a New York ho fatto una delle mangiate più grandi della mia vita. Esiste ancora Patrizia a Brooklyn, Carmelo? Sì, certo, Patrizia. Poi c'ha 15 location. L'amico Antonio. Patrizia. L'amico Antonio, che anche lui penso ci sta guardando. Saluto ad Antonio, allora. Lo saluto caramente. Carmelo, Carmelo, una domanda. Sì. Tu ci stai facendo sognare New York. Io praticamente... vivo giornalmente a New York perché sono sempre collegato, sempre in diretta. Ma una domanda ti voglio fare: le difficoltà, perché chiaramente New York è una città dove tu è sicuramente meritocratica, se sei un imprenditore come te che ha avuto tenacia, alla fine riesci. Ma la problematica più grossa di New York è come riuscire a risolvere il problema la possibilità di rimanere a New York. Come l'hai risolta tu? Cosa è cambiato in questi anni? No, la possibilità di rimanere in che senso? Di essere come... I permessi, la green card, ottenere la green card. No, io tuttora dopo
quasi 14 anni di America, tuttora non c'ho la green card, perché la green card insomma, è molto difficile da ottenere. Io c'ho un visto, si chiama visto E2, sarebbe investor visa in inglese, okay. E sarebbe il visto da investitori, che io insomma feci dell'investimento anni fa, ma è molto difficile insomma ottenere i documenti. Tra l'altro la green card adesso si può anche vincere come con la lotteria, la famosa lotteria che si fa ogni anno, che si viene estratto, voglio dire, insomma, la possibilità, però ci sono varie tipologie di visti, di permessi, di poi giustamente chi sposa un americano o un'americana insomma ottiene la cittadinanza diretta. Il permesso che hai tu, Carmelo, di investor, praticamente dà la possibilità, se non sbaglio, dà la possibilità a te di rimanere nella City, cioè rimanere in America, e alla tua famiglia. È giusto? È ancora così? Sì. Il mio visto è ogni 5 anni lo è rinnovabile, ogni 5 anni, ovviamente legato alle attività che ho, che nel momento in cui insomma io chiudo le attività va a decadere pure questo visto che ho, però ogni 5 anni vado a Roma insomma lo rinnovo e mi dà la possibilità insomma di vivere senza problemi in America. Carmelo, se oggi un imprenditore italiano vuole venire a New York e avere un visto da imprenditore come quello che hai tu, qual è la quota minima da investire? Perché poi la quota minima, vince, siamo sui 170-180 mila dollari. Ok. Sarebbero intorno ai 150 mila euro più o meno. Una cifra tanto, ovviamente uno deve essere insomma determinato a sapere ciò che vuole fare, ha bisogno delle figure insomma a livello burocratico, l'avvocato dell'immigrazione, la commercialista, insomma bisogna aprire un conto in banca, bisogna insomma le solite cose burocratiche, diciamo, che bisogna fare, sì. E poi insomma uno comincia la pratica di visto e una volta ottenuto insomma uno non, per 5 anni non hai problemi qui a stare qui in America. Diciamo tra virgolette sei un cittadino normale, Carmelo, se vuole camminare un americano tra virgolette, ovviamente. Questa è una metropolitana costruita da poco, bellissima questa qua. Questa è la Fulton Station, che all'interno ci sono anche insomma dei chioschetti così che uno può comprare qualcosa. Carmelo. Dicevano dalla regia che se continui a camminare arrivi a Malta, ti incontri con Chester. Siamo comunque vedete quanto, cioè, vi voglio far vedere la una piccola stazione della metropolitana. Questa è una metropolitana, ragazzi. Una piccola stazione, diciamo. Una piccola. È inquadrato la concorrenza. La maggior parte dei treni della metro di Manhattan passa in questa stazione qua. Sembra che sto camminando tantissimo, ma sto sempre nei paraggi della Paninoteca. Ho capito. Perché come dicevi tu, ormai tu sei un newyorkese nato. Come dicevi pure tu, la Paninoteca sei in un punto molto strategico. Sì. Perché insomma abbraccia un poco tutte le attrazioni turistiche, il ponte di Brooklyn,
il museo dell'11 settembre, il toro di Wall Street, c'è Seaport, una zona molto, molto antica di New York dove c'era il vecchio porto. Diciamo, sei anche a pochi passi dall'imbarco per Liberty Island, è così? Sono a pochi passi da Battery Park, dove si prende insomma il battello, la navetta, come la vogliamo chiamare, insomma, per andare a visitare la statua della libertà. Carmelo, la diretta con te potrebbe durare delle ore, naturalmente da New York 30 minuti sono molto pochi. Un'ultima cosa, sì. Pasquale Ciccarelli ha detto dobbiamo trasferirci tutti a New York. Magari. Quando vogliamo partiamo tutti insieme. Ragazzi, io in questo momento, ragazzi, io forse non mi credete se vi dico una io ho carenza di personale. Tutti a lavorare da te. Non si riesce a trovare personale. Allora. Ma come me, tutti i miei amici ristoratori, c'è questa carenza, quindi... Ma anche qui in Italia, sai? Ne approfitto per lanciare questo appello. Anche qui in Italia. Jester, andiamo? Umberto, io, come tu ben sai, mi sono appena liberato di tutte le mie attività qui a Malta, quindi il tempo di completare le operazioni di vaccino, a ottobre sarò di nuovo a New York City e la prima tappa sarà ovviamente da Carmelo. Veramente, Vince, vieni a ottobre. Assolutamente sì, assolutamente. Vincenzo, io vengo con te, prenotato. Ragazzi, City, New York City ce l'hai nella testa, ce l'hai nel cuore, quindi la ami. Allora, Carmelo, ci sei? Mi senti? Sì, ci sono. Allora, Senti, io prima vi ho fatto vedere la paninoteca, ora vi faccio una capatina nel bar. E questo volevo dire. Ovviamente, è un bar che tengo molto a cuore. Sì. Eccolo qua, questo è il primo bar della Juve di New York. Che Carmelo, tra le altre cose, è un difetto, è uno juventino sfegatato. Ci sono i contro, voglio chiudere lui, che non guardate. Meno male che l'ha detto alla fine della trasmissione. Là, come d'altronde tutta l'Italia, metà è innamorata e metà odia la vecchia signora. Non ci credete, ma io ho preso questo locale un pavimento, non era così, non l'avrei preso. Se era bianco azzurro? E poi l'ho fatto, ecco, vi presento Giorgia, la mia barrista. Ciao Giorgia! Qua. Giorgia, sei in diretta sul canale italiano e quindi, e poi ovviamente non può mancare la torre, il cuore è sempre quello. E quindi ragazzi, questo era il bar, ci tenevo a farvelo vedere. Allora, io mi fotografai con la maglia della Roma insieme a Carmelo e Carmelo mi obbligò a fare una fotografia. C'è un divanetto sotto quella bandiera. Famoso divanetto. Esatto, il famoso divanetto, mi fece una foto. Questo non è un divano, ma è come si fosse un Colosseo. Il Colosseo, tutti quanti vogliono fare la foto su questo divanetto. Allora, Carmelo, allora mi ufficialmente propongo la mia candidatura per lavorare con te nella City. Dopo 6-7 anni di caffetteria qui a Malta, penso che qualcosina devo averla imparata. Quindi mi propongo. Ragazzi, vi voglio far vedere una curiosità. Io mi ero preparato tavolinetto, diciamo, per la diretta, no? Me l'avevo fatta una specie di presepe, sì, ma bello sistemato per appoggiarci il telefono, cose che io sanno via di cinese. Si pigliano tutto. Come già Paolo, io. È bello che in diretta da New York si parla campano, napoletano, bellissimo. Napoletano. Da un tifoso di Vendino. Questo è il mio prode, parte per i delivery. Allora, volevo raccontare una cosa, un aneddoto sull'amico che fa i delivery, per rispondere a Massimiliano sul carrettino. Quando andai da Carmelo, vedevo questo ometto, non so se è sempre lo stesso del 2016, fuori alla porta,
e dissi: Carmelo, ma a questo qui che stipendio gli dai? E Carmelo mi fa: lo stipendio, questo guadagna più di me con le mance, quale stipendio? Ecco, quindi guardate qua, se comprate pure questa bicicletta, questa bicicletta elettrica, quindi va pure comodo. In diretta vi faccio vedere, pigli e passo, ma che ti è cattato un Transalp, appende parte. Allora, questo qua, dovete sapere che questo ragazzo c'ha il record mondiale di furti. In una settimana gli rubarono 3 biciclette. Ve lo voglio raccontare questo aneddoto. Insomma, lui, io avevo una bicicletta mia, e lui c'aveva la sua. Venne qua e cominciò a fare le consegne con la mia. Fece la prima consegna, gli rubarono la bicicletta. Tornò giustamente sconsolato e mi disse: guarda, mi hanno... sì, ma fammi capire come te l'hanno rubata, voglio capire, il primo giorno di lavoro. E lui mi disse: no, sono andato sotto un palazzo e stavo legando con la catena. Mi disse un ragazzo: no, non ti preoccupare, non la legare, te la guardo io. ti voglio far capire, no? Come ci hanno rubato la bicicletta, chi era più facile, pure un bambino insomma avrebbe capito. E poi vabbè, poi gli hanno rubato, insomma, in una settimana gli hanno rubato 3 biciclette. Poi si è comprata questa con il motore. Ti ho raccontato questo. Intanto in sottofondo sentiamo questi rumori ameni, diciamo. È il drink che sta sorseggiando il nostro amico Jester da Malta. Un saluto anche da Margherita Sorrentino. Ciao Margherita. Carmelo. Margherita? La conosci Margherita Sorrentino? Tua fan, diciamo. Ragazzi, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ti sentiamo. Per un momento... Cioè, sei interrotto. Non mi sentivo più. Quindi, ragazzi, che dire, io vi invito tutti, in qualsiasi momento volete. Allora Carmelo, Jester verrà, ho enorme piacere. Allora, Jester verrà ad ottobre da te. Ragazzi, ma mi sentite? Sì. Noi veniamo a dicembre per il Natale. Sei vicino a che stavi? Allora. Allora. Ragazzi, che dire, ragazzi, vai. Ma mi sentite? Vai Carmelo, ti sentiamo. Carmelo, ti sentiamo? Carmelo, ci senti? Ci sei? Ragazzi, ci siete? Sì. Sì, adesso sì. Sì, ci siamo. Ok, ci siamo. Allora, secondo me abbiamo dei problemi di linea con Carmelo da New York. In diretta, se non andavo dietro l'oceano, no, ecco qua, ragazzi. Vi faccio vedere in diretta i ragazzi che scartocciano il panino, sì. Che se lo stanno, stanno mangiando i ragazzi. È quasi ora di cena in Italia. È buono. Napkins in the bag. Saranno i turisti, ragazzi. Come vi dicevo, ragazzi, io vi aspetto a New York. Carmelo, ti ringraziamo. Ti dobbiamo salutare perché siamo in chiusura. Abbiamo sforato alla grandissima. Jester ad ottobre, hai detto Jester? A ottobre, assolutamente. Ad ottobre sarà a New York. Io spero di riuscire ad organizzare prima o poi per ritornare da te a New York. Solo andata oggi abbiamo raccontato la storia di Carmelo Nazzaro, Pisillo, Italian Panini, che poi Pisillo è il nome storico di vecchia data perché era il bar del bisnonno di Carmelo, è così? Mio nonno. Nonno, non bisnonno. Era un bar... di mio padre. Sì. Era un bar famosissimo a Montesarchio, già dagli anni 50. Dico bene, Carmelo? Sì. 1936. Prima apertura. Poi è stato rinnovato, insomma, diverse volte. Nei ricordi e nei racconti di mio padre c'è sempre il bar di Pisillo. C'era sempre il bar di Pisillo. Allora, abbiamo raccontato la storia di Carmelo oggi a Solandata.
per dire cosa? Per dire che il miracolo americano c'è, esiste, è vivo e vegeto, e abbiamo avuto oggi l'onore e il piacere di averlo in diretta raccontato da Carmelo. Esiste, ragazzi, esiste determinazione, lavoro, perché specialmente in questa terra nessuno ti regala nulla. Questa terra, come mi disse un amico, come appena venni qui, è una giungla. Chi insomma sa lottare, insomma, alla fine riesce, è una terra molto 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 meritocratica. Se uno viene con la testa, diciamo, come diciamo, dalle nostre parti, per fare del bene, insomma, è una terra che ti ripaga. Jesser, un saluto, un ultimo passaggio. Allora, la cosa più bella è il grande risultato di Carmelo a New York, e per quanto sia incredibile, quanto sia grande New York, quanto sia grande il sogno americano, lui è sicuramente l'essenza. Ma la cosa più bella, quante volte parlano i politici italiani o politici stranieri, perché pure qui a Malta abbiamo vissuto tante cose contraddittorie, una cosa importante che Carmelo ci può confermare: il sindaco De Blasio, in piena pandemia, hanno chiuso strade, isolati, hanno dato la possibilità a tante attività di avere posti, di attrezzarsi all'esterno per fare ristorazione, e che è un sacrificio enorme per una città come New York, chiudere isolati, chiudere strade, è difficilissimo, ma non sono più tornati indietro. Quelli che hanno investito per fare attività all'esterno non hanno investito inutilmente, non sono tornati indietro inutilmente. Quindi vuol dire che quando la politica vuole aiutare le attività, quando la politica è seria, è una città grande come New York, non è facile da gestire. Sono riusciti in un'operazione incredibile che altri stati in Europa non hanno fatto. Vero, verissimo. Sì, è vero. Ragazzi, no, dobbiamo chiudere, siamo in chiusura, parlerei con te e continuerei questa diretta all'infinito, caro Carmelo, però siamo quasi a un'ora di trasmissione. La dobbiamo fare su WhatsApp, dai. Un abbraccio e un saluto a Carmelo. Pisillo Italian Panini. Un saluto a tutti, alla città di Arialpino. Grazie. A tutti voi, a te è inutile che ti saluto, ne vedi tutti i giorni. E quindi un saluto a Esther, ti faccio vedere per l'ultima volta i ragazzi qua, voglio i cinesi, hanno mangiato. E vi faccio sapere, dai, sandwich is good. Stava tutto bello con te. Ok. Enjoy, guys. Ragazzi. Tu li vi soggetto, ma tu mi stai lasciando, se no mi facevo vedere, hai voglia. Aiuta. No, è che ragazzi. Carmelo, un abbraccio alla città di Rialpino, come vi stavo dicendo, a voi. Che dire, vi aspetto a New York. Qua ci sta il fratello che ha aperto il negozio di uno di questi due. Carmelo, ti abbraccio forte, ti saluto, in bocca al lupo per tutto, tanti tanti auguri e a presto. Un abbraccio a te. Grazie, un bel. Ciao, grazie. Carmelo. Ciao, grazie. Ciao. A presto di sentirci, ragazzi. Ciao Carmelo, ciao. Jesser, noi ci rivediamo lunedì? Assolutamente, ci rivediamo lunedì, faremo un altro grande viaggio. Oggi chiaramente abbiamo sognato la città di New York. Carmelo ci ha trasportato nella city, ma con la semplicità dell'essere campano. Assolutamente. Lui è un campano a 100% nella città più incredibile del mondo. Assolutamente. La grande mela. Caro Jesser, noi ci ribecchiamo lunedì, solo andata, lunedì prossimo, sempre alle 19, in diretta su Città di Ariano. Buonasera a tutti. Ciao.